è la morte del fiume. Benvenuti in Italy. Fatti il segno della croce quando arrivi. Preparati, qua mancano le leggi e tu non hai voce. Se vuoi fare la notturna fatti il segno della croce. Chi è senza licenza e chi pesca abusivo. Non festeggio per il pesce ma se ritorno vivo. Pensi che stia scherzando? Purtroppo è tutto vero. Se peschi con le reti nel fiume rimane zero. Ancora ricordo le puntate di Sanpei. Ora per prendere un pesce frate gioco con la play. La tua marcia, memorie di pesce, il mal di pancia. Oltre alla pesca di frodo abbiamo altre problematicità che stanno provocando un disastro ambientale sui nostri fiumi, in particolare sul Po e sui suoi affluenti. In questa intervista del 2011 Vitaliano da Oglio ci parla della situazione del fiume Po. Fino agli anni 60 il fiume Po era un fiume balneabile. Poi con l'arrivo del benessere, con l'arrivo dell'industrializzazione è arrivata una cosa che lo ha veramente cambiato per sempre, è arrivato l'inquinamento. La situazione è peggiorata fino all'anno 2000 con la grande alluvione, l'alluvione più devastante che si ricordi a memoria d'uomo. Dico questo perché dopo l'alluvione del 2000 sono scomparse, si sono estinte, le specie più piccole che vivevano nel fiume Po. Si è estinta la lasca, si è estinta l'arborella, la cagnetta, il ghiozzo padano, che erano e che sono tuttora dei grandi segnalatori biologici della buona qualità delle acque. Dopo questa disastrosa alluvione, questi pesci sono spariti. Sicuramente, in concomitanza di questo evento, sono scesi o i furbetti del quartiere hanno rilasciato nel fiume ogni genere di tipo di inquinamento. Ora la situazione a mio avviso è cambiata in positivo, nel senso che visivamente il fiume è più bello, al tatto e all'olfatto l'acqua sta riassumendo gli antichi profumi. Certo, il fiume è inquinatissimo ancora, ma è inquinato più che altro di sostanze chimiche. Questo non lo dico io, ma lo dicono gli esami che sono stati fatti anche quest'anno sia dall'Università di Parma che dalla Goletta Verde di Legambiente. La cosa che ci lascia un po' sconcertati è che sono state ritrovate nell'acqua tracce evidenti di atrazina, che è un diserbante vietato per legge da 20 anni. Ecco, sicuramente adesso gli enti preposti studieranno del perché di queste cose, studieranno perché sul fiume c'è molta diossina e ci sono tantissimi effetti inquinanti derivati dalla medicina, quindi ci sono tracce di anticoncezionali, tracce di antidepressivi. Certo, questo cocktail bene non fa a questo povero fiume. Speriamo, visto che abbiamo la tecnologia per non inquinare, che l'obiettivo dei prossimi anni sia quello di ripulire finalmente questo meraviglioso fiume. Le numerose specie ittiche, autoctone ed endemiche che hanno avuto origine nell'aerale del fiume Po e dei suoi affluenti, fra cui lo storione, fra cui diversi tipi di trote, il barbo, le alborelle e numerose altre specie sono minacciate da diversi fattori. Tra i fattori più importanti vi è quello della presenza di specie alloctone, specie che arrivano da altri territori diversi, sono fortemente invasive, si espandono rapidamente rispetto ai tempi dell'evoluzione naturale, pesci che sono entrati nel nostro ecosistema creando impatti molto forti sulle nostre specie autoctone e sostituiscono la fauna tradizionale che si è ridotta tantissimo. Ma uno dei pesci che interessa di più i bracconieri sono le carpe. In Italia la specie è stata introdotta molti secoli fa dagli antichi romani per allevamento e grazie alla sua straordinaria capacità di adattamento possiamo considerarla ormai una specie autoctona. E quindi lo vedrete successivamente nei mercati quante carpe vengono prese.
Le specie di pesce al centro del business del bracconaggio sono le specie alloctone, fra cui lucioperca, originario dell'Europa centro-settentrionale e di quella orientale, Polonia, ex Unione Sovietica e Asia occidentale. È stato introdotto in molti paesi europei con notevoli conseguenze ambientali, fra cui anche i nostri fiumi. Il pesce gatto americano, questa specie ha il suo aereale nella zona occidentale degli Stati Uniti, d'America, dei Grandi Laghi, nel Messico, è stato introdotto in Italia e in gran parte dell'Europa nel 1900. Ma soprattutto il pesce siluro è originario dell'Europa orientale, del bacino del Danubio verso est, è presente in tutta Europa. I siluri in particolare sono in cima alla catena alimentare, possono arrivare ad essere lunghi più di 3 metri, pesare intorno ai 100 kg, ma hanno trovato in Italia un siluro che pesava 170 kg. Sono considerati infestanti e se vengono pescati vige l'obbligo di consegnarli alle autorità forestali o fluviali perché siano smaltiti. Naturalmente i predoni del fiume non si curano di questi obblighi. Per loro pesce grande vuol dire semplicemente più guadagno e i siluri raggiungono enormi dimensioni perché sono grandi spazzini delle acque dolci. Sono molto prolifici e vivono mediamente molti anni in più rispetto alle specie autoctone. Nel corso della loro lunga vita accumulano dentro di sé grandi quantità di idrocarburi di cui i nostri fiumi sono inquinati. Nel 2011 uno studio dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte aveva rilevato che essendo il siluro un pesce che si trova all'apice della catena alimentare con spiccate attitudini predatorie con vita media superiore a quella della specie, i campioni hanno rilevato una concentrazione di IPA, idrocarburi policiclici aromatici, sostanze altamente cancerogene, superiore al limite stabilito dal regolamento. Livelli anche di molto superiori alla media. L'allarme è stato confermato nel 2014 da un'ulteriore indagine dell'Istituto Zooprofilattico. Gli idrocarburi presenti nelle acque del Po derivano dallo scarso trattamento degli scarichi civili e industriali, dove non ci sono gli impianti di depurazione e gli scarichi abusivi. In pratica le aziende scaricano senza essere adeguatamente controllate. I pescatori pescano indisturbati a poche decine di metri di distanza. Ma non è solo colpa degli idrocarburi. A completare il quadro ci sono i metalli pesanti. Mercurio, taglio, arsenico, manganese, nichel. I metalli pesanti una volta entrati nel corpo di un animale, ma anche nel nostro, si deposito e ci restano per tutta la vita. La loro correlazione con i tumori è ormai accertata. Uno studio comunitario realizzato nel 2012 dal reparto di chimica degli alimenti di Bologna ha rivelato che nelle carni dei pesci analizzati c'era anche del mercurio, una quantità 50 volte superiore a quella consentita. In base ai risultati ottenuti da questi campionamenti, si ritiene che il consumo abituale delle carni di siluro e altri pesci pescati nel fiume Po può rappresentare un rischio non trascurabile, che si accresce nelle zone particolarmente inquinate. Mangiarlo, insomma, non è consigliato e non rientra nelle nostre abitudini alimentari. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. Forza tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete. Pesca forza tira pescatore, pesca non ti fermare, pesca forza tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete. Che si placa e tace senza resa e ti aspetto per ricominciare e ti aspetto per ricominciare. La gran parte dei bracconieri viene dai paesi dell'est Europa, soprattutto dalla Romania, così i furgoni pieni del bottino quando non vengono sequestrati tornano verso l'est, in Romania e in altri paesi. La merce viene venduta sul mercato ittico, ma non solo.
In più occasioni casse di pesce d'acqua dolce con siluri, tranci e carpe in Bella Vista le hanno trovate anche al mercato delle erbe di Bologna e in altre parti d'Italia. Un articolo molto interessante dal titolo Il bracconaggio nei fiumi e nei laghi italiani, pubblicato sul sito Medium, fatto dalla giornalista Maria Teresa Santaguida, scopre la vendita di questo pesce che è anche al mercato del quartiere Esquilino nel centro di Roma, dove carpe e siluri sono venduti su ognuno dei banchi autorizzati e gestiti principalmente da magrebini e bengalesi. Insieme a Roberto Ripamonti, con una telecamera nascosta, fanno un video coraggioso sulla vendita di questi pesci. Vedrete alcune parti interessanti di questo video e ringraziamo gli autori, il giornalista e l'accompagnatore che hanno fatto questo bellissimo video. Quindi tanto passami davanti per vedere che l'obiettivo non sia coperto. Buongiorno. Prego, buongiorno. Sì, buongiorno. Qui sono le carpe vive. Adesso andiamo a cercare di riprenderle. Acquisto delle zucchine. Sì, almeno abbiamo un sacco. Senti, ce n'ho 33, va bene? Tieni. No, tranquillità. Grazie, ciao. Prego. Coprimi a sinistra perché c'è un tizio che mi guarda. No, dall'altra parte. Quindi, cosa abbiamo? Io comprerei delle sarde. Sarde, queste sono carpe. Queste sono carpe. Amur. Quanto vanno al chilo? Carpa 5,50 euro, amur 7 euro. 7 euro? Ah, questo è un amur, è bello amur, sì, sì. E questo tagliato cos'è? No, intero. No, sì, ma questo già che tagliato pesce è? Che cos'è? Questo è siluro. Siluro? Questo sì, temolo russo, sì. Un siluro, ho capito. Va bene, ci facciamo un belle. Giro, poi belli. Queste mi piacciono a me, le serve sì, così, sì, sì. Veramente belle. Ciao. Coha, coha. Ciao! Ah, questo è grosso, eh? Granchi, sì. Questo è bello. Signora sempre compra questo. Vieni, vai oltre. Sì, perché non ci sono le... Grazie. Grazie, no, grazie. Grazie, dopo. Lì ci sono altre bei pesci. Ci sono i sugarelli. Grandi. Di cosa? Questi grandi. Da lì c'è da sotto. Questo sono amur, carpe. Amur, carpa, pesce gatto. Quanto amur. Va? Amur, carpa e pesce gatto. Quanto vanno? Quello 8 euro. 8 euro. 8 euro al chilo, belli. No, quello dipende, quello amur 8 euro. Sì. Carpa 6 euro. Bello. Quello pesce gatto. Sono 6 freschi, euro. Sì? Sì, vive quello. Ah, caspita, vive. Ancora addirittura. Sì. Ah. Quando comprare stamattina. Sì. Bello. Bello. Grazie, dopo passiamo. Va bene, passiamo. Se uno ci torna qua attrezzato come deve fa un macello qua. Lì ci sono quelli più grossi, eh. E qui ci fermiamo. Sì, deve stare solo. Perché da questo lato si vede. Vede un po'. Quindi... Mi fa solo la. Queste sono orate, bello, guarda che buono. Cefali, belle. Spigole, dove vengono queste? Turchia? Sì. Belle. Queste sono piuttosto fresche. Belle, belle, belle. Questi grandi che cosa sono? Questo grande che cos'è? Carpa. Carpa, siluro c'è anche? Tagliato siluro.
quello che... Guarda, quello ancora... Ah, quello è siluro, sì. Qual è il siluro? Questo. Bello, guarda che carne bella. Bella carne. Questo è buono, sembra da mangiare. Tonno, sembra buono. Questo per curiosità sai che cos'è? Questo è un carassi, un pesce rosso. Ah. Pesce rosso. Guarda che bello. Quella carpa è ancora viva, lucioperca. Belli sgombri. Ma questo come... Come si cucina? Ah, non lo sai? Io non mangio pesce. Non mangi pesce? No, mangio pesce, ma non mangio roba di acqua dolce. Di acqua dolce? Come mai? Non è buono. Non so, mai mangiato. Queste sono bremme. Queste una volta non c'erano nei nostri fiumi. E nei nostri laghi. Adesso ha tante, sì. Questo è tostolobic, temolo russo, pesce gatto, carpa viva, bellissimi lucioperca, siluro, tanci di carpa, belli, belli, belli. Il cinese è solo sì. E quelli da grandi? Ah, quello è sempre quella ombrina. Il più buono ma di tutti. Quanto pesa questo grande qua? Questo peserà un 4-5 kg buoni. Quello che ancora si muove? Quello che si muove, sì, 4-5 kg, è vivo. Terribile. E invece questo qua è il siluro? Questo è una specie di pesce gatto, il siluro è questo qua. Invece questi, guarda. Questi sono gatti, un tipo di pesce gatto che è nelle nostre acque. Channel catfish, una cosa del genere. Come si cucina questo qua grande? Come si cucina? Andiamo via. Andiamo via subito. Andiamo a comprare qualcosa di finto lì nella frutteria. Guarda, queste carte, vediamo, dove che bere. Tostolobic. Tostolobic? Vivi. Sono buono, sì. Come? Vivi, carpa. Sono vive già. Quindi stamattina le hanno pescate. Ma come si cucina questo? Come si fa? Questo è nel forno, ah, direttamente nel forno. Ho capito. Ok, allora teniamoci. Così spengo. Buongiorno. Sì, non è che possono fare. Non uscire di qua, non uscire. Intanto non succede più niente. Ho spento tutto e ho tolto. Toblò, come si chiamava l'altro? Toscolobi. Sì. Sempre di più. Sì, è frutto comunque. Anche questi sono pesci che. Oh, che piccolina!